Benvenuto mio ombre in un nuovo episodio su Leggende Pokémon Arceus. In quello precedente è ufficialmente iniziata la crisi. Siamo stati allontanati dal villaggio Giubilo, nonché radiati dal Team Galassia, per volere di Soruan. Ora, se devo dirla tutta, anch'io un po' dubiterei di me stesso, perché comunque una persona caduta da uno squarcio spazio-temporale, avvenimenti strani, eccetera, però abbiamo in qualche modo portato a termine delle missioni, ci siamo guadagnati piano piano la fiducia di tutti quanti, quindi da parte di Soruan non è stato proprio molto carino, ecco, diciamo così, e soprattutto la cosa che mi ha fatto arrabbiare è che prima ci ha usato per i suoi scopi, per placare i Pokémon regali, e poi ci ha dato il bel servito. Vabbè, comunque abbiamo anche conosciuto questa signora che si chiama Noesis, non ho idea di quanti anni possa avere, in realtà non mi sembra nemmeno troppo anziana, che ci ha detto cosa dobbiamo fare. Dobbiamo richiudere quella fenditura, sembrerebbe con una catena, ma per creare quella catena ci servono gli ingredienti, gli strumenti, che a quanto pare si prendono da Azelf, Uxi, Mesprit. Quella di Mesprit lo abbiamo già preso, ci dobbiamo recare negli altri due laghi, e quindi andiamoci immediatamente. Qua abbiamo la nostra perula che abbiamo scelto invece di Damon, poi non so, anzi fatemi sapere qua sotto con un commento quale avete scelto dei due voi. Allora, dove vuoi andare? Andiamo, Ghiacci Candidi. Lago Arguzia, perfetto. Di sicuro una cosa la sappiamo, non siamo stati noi. Non siamo stati noi, quindi Soruan si sta sbagliando di grosso. Una cosa che mi dimentico sempre di dirvi, ma che è sottintesa, ricordatevi i like, i commenti, qualsiasi cosa voi vogliate condividere con me su Legend Arceus, a che punto siete arrivati, se avete finito, avete completato il Pokédex, sempre evitando gli spoiler, questo è ovvio. Allora, vediamo se qua l'ho già segnato. L'ho già segnato, perfetto. Snizzler, Alpha. Non male. Ci aspetta un'arrampicata. Eccoci. Per fortuna il nostro amico è veloce. Ops. Ecco. Volendo si può anche fare così. Andare su. Utilizzare Bravely. Salire. Snizzler. E via. Ho sbagliato. Ho sbagliato tasto. Perché? Oh, ho schiacciato 10 volte. Ah. Non si aggrappava. Stavo dicendo, così si faceva prima. Vabbè, comunque ci siamo, ci siamo. Con qualche intoppo, ma ci siamo. Siamo arrivati. Bene. Apriamo qua di nuovo l'ingresso con il nostro... Nazione. Con il nostro... dispositivo. Si dice che il lago Arguzia contenga in parte acqua marina. Se ciò sia dovuto alla sua geografia o a qualche Pokémon rimane tuttora un mistero. A sorvegliarlo si trova un Pokémon chiamato Uxie. Si narra che spiccando il volo diede origine negli uomini alla conoscenza necessaria per risolvere i problemi. O almeno, ciò è quanto è giunto fino a noi. Arceus Phone e via. Che oggetto strabiliante. È apparsa una caverna dal nulla. Mi chiedo quale Pokémon ci accoglierà al suo interno. Ognuno dei tre Pokémon dei laghi sembra avere un Pokémon preposto a proteggerlo. Procedi con cautela. Beh, giusto. C'era Gudra l'altra volta. Che aria gelida. Ho un pessimo presentimento. Dinanzi a te si para un Pokémon dall'aria minaccioso. Bellissimo! Che sia il temibile Pokémon male di volpe? Ragazzi, bellissimo.
Vediamo se possiamo catturarlo, perché l'altra volta non mi interessava, ma questa volta sì. Zoroark di Isui. Strepitoso. Allora, proviamoci. Se non ci manda KO, bene. E se non lo mandiamo KO noi? No, non ci dovrebbero essere problemi. Allora, roccia scure però... Poi gli continua a fare danni. Vabbè. Speriamo di catturarlo prima. Bellissimo. Questo finisce nel team, eh? Spero si possa catturare. Sì, in teoria, se ci fa lanciare la ball. Rimanici. Dai. Nope. Frammentini che fanno effetto, però tra poco andrà giù. Non credo poi respawni, in questa location qui perlomeno, quindi meglio prenderlo. Perfetto. Da bambini ci raccontavamo molte fiabe sul Pokémon male di volpe. Si dice che sia tormentato da un profondo astio. Eccolo lì. Uxie. Supera la prova. Ci farà altre domande? Avvicinati. Desidero assaggiare il tuo sapere. Combi, Zubat, Unknown, Magneton, Dusclops, dimmi, nell'ordine il numero dei loro occhi. Vediamo. Non sono sicuro di ricordarmelo, ma comunque. Ah, la somma? Aspetta un attimo. Grazie. Allora, Combi, Zubat, Unknown, Magneton, Dusclops. Quindi bisogna riportare in ordine il numero dei loro occhi. Combi me li segno, me li scrivo perché altrimenti non me li ricordo. Combi dovrebbe averne 6 perché ha 3 faccine. 6. Zubat è un tranello, secondo me ne ha 0 perché Golbat ne ha 2. Ma Zubat non dovrebbe avere occhi. Io metto 0, provo. Poi Unknown ne ha 1. Magneton ne ha 1 per parte. Sono 3 parti, 3 teste, quindi 3. Dusclops ne ha 1. 60131. 60131. Oh, proviamo. Ti conferisco... Ah, giusto. Bene. Ok. L'altra volta però... Io ho risposto delle domande, ma non credo ci fossero delle risposte corrette. Io ho dato quelle che mi sentivo. Artiglio di Ux. Ok. Invece questa volta... era un indovinello alla fine. Che faticaccia. Ci resta un'altra prova. Immagino per te che faticaccia. Andiamo. Sono lieto che sia andato tutto brillantemente, Shadow. Certo che sorge spontanea una domanda. Perché non consegnarci semplicemente questa catena rossa? A che pro tutte queste prove? Presumo che sia un modo per appurare che chi la desidera ne sia all'altezza. Non hai tutti i torti. Chissà cosa potrebbe succedere se dovesse cadere nelle mani sbagliate. Ma cosa potrebbe mai farsene della catena rossa qualcuno con cattive intenzioni? E chi può dirlo? Non escluderei che abbia altri utilizzi oltre a quello a noi noto. C'è ancora molto che non sappiamo su ciò che sta succedendo, così come sulla catena rossa. L'unica cosa certa è che se vogliamo ottenere la catena dobbiamo recarci in ognuno dei laghi. Ben detto. Torniamo. Torniamo qua e poi usciamo.
Ricevuto. Vorrei giusto sentir cosa da dire. Ecco. Un artiglio di Uxi emana un vago calore. Mi chiedo se altri abbiano mai portato a termine le tre prove dei laghi. Sarebbe meglio accelerare il passo, la situazione al villaggio comincia a farsi tesa. E cosa te lo fa pensare? Pare sia stata avvistata l'ombra di un Pokémon oltre lo squarcio. Soruana ha formato una squadra per studiarlo e, nel caso si presenti la necessità, sconfiggerlo. O almeno, questo è quanto mi ha riferito un mercante della ditta Jinkgo. Un mercante? Un collega, vorrei dire. Se davvero dovesse apparire un Pokémon dallo squarcio spazio-temporale, che ne sarebbe di tutti noi? Shadow, non lasciate intimorire dall'enorme vastità delle terre di Isui. Il nostro obiettivo è uno solo, andare all'ultimo lago. Questo è lo spirito giusto. Mi accoderò anch'io per assistere in prima persona a questo momento a dir poco epocale. Assistere in prima persona, eh? Etelo. Ricorda bene, una volta raccolto l'ultimo elemento necessario per ottenere la catena rossa, dirigetevi senza indugio alle rovine brumose. Ultimo lago. Manca Azelf. Un'ombra di un Pokémon. Sarà qualcosa di amichevole o no? Dubito, ma vedremo. Ho preso il volo giusto? No. Andiamo qua. Allora. Eccoci. Arriviamo. Vuoi che ti parli del lago Valore? Si narra che si formò a causa di attività vulcaniche in modo simile al lago Verità. Ma vi è un'altra teoria che sostiene che la sua conca ebbe origine da uno scontro fra Pokémon. A guardia del lago è stanziato Azelf. Si dice che quando prese il volo, negli uomini nacque la determinazione necessaria a portare a termine qualcosa. O almeno così dicono le leggende sul Pokémon. Arceus Phone e via. Cosa vedono i miei occhi? Fino a pochi istanti fa quella caverna non c'era. Shadow, procediamo. Prevedo che incontreremo un Pokémon a difesa del Pokémon del lago. Non abbassare la guardia. Ancora si stupiscono di questa cosa. Ormai è la terza volta che apriamo... Vabbè, comunque. Che strano ambiente. Cosa ci fanno delle colonne come quelle in una grotta? Cos'è? Cos'è? Quegli aquili non mi dicono nulla di buono. Fai attenzione, Shadow. Nuova forma anche qui, eh? O evoluzione, non lo so. Over qui. Ok. Tiro giù. D'altra parte, non sapendo quale Pokémon ci sarebbe stato. Allora, possiamo andare in Empoleon. Giusto per cercare di toglierli non troppa vita. Vediamo Hydro Pulsar. È al 70 però. Ok. Doppiatore. Ci fa poco niente. Ultra Ball. Beh. Perché non catturarlo?
Good. Nuova aggiunta al Pokédex. Bene. Ottimo lavoro, Shadow. Ed ecco qua, Zelf. Mostrami la tua volontà incrollabile. Colpiscimi con delle sfere, Zen. Oh. Oddio. Ma quelle sono delle sfere, Zen, che vanno lanciate contro Azelf? Ciò ha detto lui. Ah. C'era il trucco, eh. Senti una voce che ti rimbomba nella testa. Allora, hai forse intenzione di lasciar perdere? Continuo. Senza demordere. Credo sia un po' difficile prenderlo, per non dire impossibile. Però comunque qualcosa sta succedendo perché stiamo andando avanti. Faresti meglio a lasciar perdere, o preferisci continuare nonostante tutto? Secondo me deve vedere che noi perseveriamo. Arrenditi, non puoi farcela. Hai davvero intenzione di continuare? Non capisco se c'è una strategia o se va bene come sto facendo. Preso. Ah, sì, sì, era previsto. Beh. Ti conferisco un pezzo dello spirito per tenere insieme il mondo. Zan di Azelf. Abbiamo tutto. Uff, finalmente. Ora abbiamo visitato tutti e tre i laghi. Andiamo a creare la catena per salvare tutti ancora una volta. Ma perché dentro gli edifici, le grotte, eccetera, edifici più che altro, grotte, ci sono questi bruttissimi bordini bianchi nei personaggi? Abbiamo portato a termine le prove dei tre laghi. Stando a quanto dettoci dalla signora Noesis, ora dovremo dirigerci verso le rovine brumose. Non mi è dato sapere cosa ci aspetta, ma il semplice fatto di esplorare delle rovine mi riempie di entusiasmo. Su via, in marcia. Le rovine brumose. Guardate i Pokémon leggendari lì. Da tempi immemorabili nei racconti la nebbia nasconde i confini, li rende più vaghi, più incerti. Se il nostro compito è far sì che il mondo degli umani si intrecci con quello dei Pokémon e con quello delle leggende, allora questo è certamente il luogo ideale. Ciò detto, mi sfugge cosa dovremmo fare concretamente. Uff. Eccomi qui. Come facevi a sapere che avevamo ottenuto tutti e tre i doni dei Pokémon? Ci hai osservati dal cielo? Beh, se vi interessa saperlo, ho ricevuto l'aiuto di un Pokémon davvero speciale. Un Pokémon? Un Pokémon in grado di volare ovunque nella terra di Isui, per caso? Ma non c'è tempo per questi discorsi adesso. Come facciamo a creare la catena rossa? Non ne ho la minima idea. Si tratta di uno strumento straordinario in grado di tenere insieme il mondo. Dubito che possa essere forgiata da esseri umani come noi. Ma allora che possiamo fare? Setacciare Isui in lungo e in largo in cerca di qualche indizio?
Oh, i tre Pokémon dei laghi. La forgiano loro? Eccola. Il patto suggellato dalla mia famiglia, tramandato di generazione in generazione, è stato ora adempiuto. Mi sento leggera, come se mi fossi appena liberata di un peso che gravava sulle mie spalle. Shadow, i miei complimenti, un'altra impresa riuscita brillantemente. Ma ahimè, sembra che le cose stiano comunque volgendo al peggio. Hai saputo qualcosa di nuovo? I miei colleghi della ditta Jinkgo mi hanno riferito una notizia. Pare che il capo del Team Galassia si sia stancato di attendere l'esito delle ricerche e abbia deciso di salire sul Monte Corona. Ma che gli passa per la testa? Ha intenzione di studiare lo squarcio in prima persona? Presumo che non sia a conoscenza del fatto che Shadow ha ormai ricevuto la catena rossa. Giusto, Sorona non è al corrente della catena rossa. Dobbiamo dirgli di questo strumento e raccontargli tutto ciò che Shadow è riuscito a fare. Shadow! Bentornato. Durante la tua assenza i membri della squadra di ricerca erano tutti ammutoliti. Pensa che la caposquadra Selina ha pure smesso di divorare tutti quei moci di patate. Attendi qui, per favore. Vado ad avvisarla del tuo ritorno. Shadow. Professore, era davvero un pensiero per Shadow, eh? Ovvio che lo ero, ma non ho raggiunto di certo i tuoi livelli, mia cara Luce. Non so di cosa stia parlando. Un adulto non dovrebbe mentire per nascondere il proprio imbarazzo. Cambiando discorso, dov'è la caposquadra? Non è venuta con lei, professore? Ah, giusto, ultimamente è sommersa di lavoro. Da quando il direttore Sorone è partito, lei non trova un attimo di respiro. Mi ha riferito che ci attende nell'ufficio della squadra di ricerca. Il direttore si è già diretto al Monte Corona, scortato dalla squadra di vigilanza. Sembra che abbia intenzione di esaminare lo squarcio spazio-temporale di persone e di indagare sul Pokémon avvistato al di là di esso. Esatto, è per questo che il mio Pikachu e io facevamo la guardia all'ingresso. Ad ogni modo, andiamo in ufficio, dobbiamo discutere sul da farsi. Va bene, suo Ruan è andato ad indagare sullo squarcio. Da solo, ovviamente. No, vabbè, con la squadra. Ammirevole. Ti avevo ordinato di sopravvivere, così hai fatto. Non capisco a cosa tu ti stia riferendo. Abra ha agito di sua iniziativa e con mia grande disapprovazione. Tornando a noi, ho il dovere di chiedertelo. Se sei di ritorno al villaggio, presumo tu sia entrato in possesso di informazioni utili. Spiegati meglio. Uno strumento leggendario che si ritiene possa tenere insieme il mondo. Il direttore Sorona non è al villaggio al momento. Alcuni membri della squadra di vigilanza hanno riferito di aver avvistato qualcosa al di là dello squarcio spazio-temporale. Una sagoma riconducibile a un Pokémon. Il direttore è partito alla volta del Monte Corona, scortato dalla squadra di vigilanza. Una volta lì, raggiungeranno il tempio sulla cima pronti a fronteggiare possibili minacce. Il direttore è senza dubbio un uomo forte e capace, ma dovrebbe comunque chiedere aiuto a Shadow. In qualità di caposquadra, ho un nuovo ordine. Shadow, ti reintegro nella squadra di ricerca. Ti ordino di raggiungere il Monte Corona e usare la catena rossa per porre fine a questa calamità. Caposquadra, ne è sicura? In assenza del direttore forse sarebbe meglio... È stata una sua decisione quella di partire e lasciare me a fare le sue veci. Mi unisco alla spedizione. Dopotutto è nostro preciso dovere in quanto squadra di ricerca. I'm wrong. Non mi oppongo. Andiamo. Raggiungiamo Soruan.
sempre più strana la situazione con Sorone. Shadow, hai trovato il direttore? È al Monte Corona. Soruan è un uomo fatto, eppure si sta comportando come uno scapestrato. Prima ha cacciato Shadow dal team e adesso si mette ad agire di testa sua. Ha proprio bisogno di una tirata d'orecchi. Io sono la reggente del team Perla, fedele al sommo sinno, che presiede lo spazio intero. Non c'è luogo di Isui dove io non possa andare, ci penserò io a fermare il direttore Soruan. Quanto clamore. Sei stato cacciato dal villaggio, eppure continui ad andarti da fare per noi. Esatto, Shadow si è procurato la catena rossa per il bene del villaggio. Concordo, concordo. La squadra di ricerca si è sempre prodigata per il bene del villaggio. E per migliorare i nostri rapporti con i Pokémon. Grazie tante. Tieni, per te. Rivitalizzante, ma... Oh, grazie, bambina. Ho tre ordini per te. Ordine numero 1. Va alla base della vetta e da lì dirigiti al tempio di Sinnoh. Ordine numero 2. Usa la catena rossa e poni fine a questa calamità. Ordine numero 3. Torna dalla missione sano e salvo. Alla fine Selina è quella più preoccupata e premurosa nei nostri confronti, anche se non lo fa vedere troppo. Ho sentito le buone nuove, sei stato riammesso nel Team Galassia, è così? Ti porgo le mie congratulazioni. Tieni, ecco alcune pozioni Max per celebrare. Thank you. È giunto il grande momento, vedrai, si risolverà tutto. In fondo hai sudato 7 camicie per guadagnarti la catena rossa. Damon e Perola sono diretti verso la vetta. Pregherò per il tuo successo, mio caro Shadow. Come ben sai, detesterei perdere un cliente affezionato. Stavo meditando se recarmi anch'io nei pressi del tempio. Potrei fare della base della vetta il mio centro operativo. Sembra che la faccenda si sia fatta seria. Non temere, meglio è con te. Godrai del tifo migliore che si possa desiderare. Ah, senti meglio. Allora, il fatto che mi abbiano dato revitalizzanti, pozioni, dalla parte ovviamente mi rallegra. Dall'altra però mi viene da pensare che ci può essere uno scontro. Va bene, dai. Andiamo così. Quello che succede, succede. Succederà. Quello che succederà, succederà. Ovviamente non ho un buon presentimento, non so a voi, ma... bello sto Electivire. Ok. Siamo qui? Dentro lo zaino? Questa è la porta di roccia, ordine di non far passare nessuno. Però, essere sinceri, mi chiedo se abbia ancora senso. Magari vedi di capirlo tu. Ah, entriamo. Ah, posso anche utilizzare. Chi è Andy? No. Oddio. Cosa ci fa qui, Rampei? Toki si rivede. Vedo che non hai ancora tirato le cuoia. Mi spiace, ma ho dovuto chiudere i battenti per il momento. Purtroppo ora i moci di patate li posso preparare solo nei miei sogni. Quel Soruan se n'è andato, affidando la gestione delle provviste a un povero vecchio come me.
Dico io, si rendono conto di quanti anni ho? Bah, visto che oramai ci sono, mi toccherà toglierti di mezzo. Come? Sono il braccio destro di Soruan. E se gli ordini sono di sbarazzarsi di chiunque non sta in riga, io eseguo. E poi alla metà voglio stare tranquillo, è ora di finirla con tutti questi guai. Voglio vivere in pace e tranquillità su questa terra, una buona volta. Sai cos'è questa, no? Una palla orba. E ora ti faccio vedere come si usa. Se ripenso a quando ho sentito che eri riuscito a placare tutti quei Pokémon in collera. Il sangue ha iniziato a ribollirmi nelle vene e il cuore a battere come un tamburo di guerra. Finalmente, dopo anni, ecco qualcuno contro cui rispolverare le mie tecniche ninja arrugginite. No, Rampage. Che Soruan avesse qualcosa che non quadrava, lo sospettavo. Ma di Rampei assolutamente no. Zero. Ok, qui... Roccia scura e potente, via. Ti saluto? Ti saluto? No. Pozione ma... Ah. Ipnosi. Evita attacco finale, Clevor. Così. Allora, andiamo con roccia scura rapida. No, roccia scura normale. Basta e avanza. Ok, brutto colpo. Bene. Dai, dai, facci vedere. Quattro Pokémon. Sneasler. Aia. Zuffa toglie un bel po'. Allora, andiamo di Etere Lama. Potente. Sono onesto, non so nemmeno di che tipo sia Sneasler. Lotta, sicuramente. E? Oh, buio? Ghiaccio? Non lo so. Calmamente. Aia. Allora, andiamo con... Ismeius, oppure abbiamo anche il raggio d'acciaio che dovrebbe mandare KO. Raggio d'acciaio credo sia una mossa nuova, non l'avevo mai vista. Ha tipo una potenza di 120 o qualcosa di simile. Vediamo, 120. Subisce danni, vabbè. Grande Empoleon, mamma mia però. Metà vita tolgono. Molte mosse. Con il contraccolpo intendo. Bravo. Ottima mossa. Andiamo con palla ombra Mismegius. Vai. Dovrebbe bastare, penso serva. Attacco potente. Good. Addio. Maledetto. Mi sa che oramai le mie tecniche ninja sono un rimasuglio di un passato morto e sepolto. Ok. Clevor purtroppo KO. Vabbè. C'era da aspettarselo, sei un autentico talento. Solo un ninja folle può accanirsi contro un avversario che sa di non poter battere. Nonostante tutto, devo ammettere che ti apprezzo, a modo mio. Almeno per l'abilità con cui lotti al fianco dei Pokémon. Stammi bene a sentire, Shadow. I Pokémon sono esseri terrificanti. Io e Sorunan abbiamo visto la nostra terra natia rasa al suolo dalla furia distruttiva dei Pokémon. Abbiamo perso molte persone care. Per questo il sogno di Sorunan è fare di Isui un luogo idilliaco in cui vivere sereni. E per realizzarlo è pronto a tutto, anche a ricorrere a mezzi estremi. Se da quello squarcio nel cielo venisse fuori un Pokémon, Soruan si getterebbe nella lotta senza pensarci un attimo. Offrigli la tua forza, salvalo.
Se riuscirai in questo, potrai rimpinzarti di deliziosi moci di patate a vita. Ma perché c'è la... cioè... vabbè. Vuole la pace, ma... perché noi no? Non so se mi conviene curare... oh. Ah! È tornato io... ah, a posto! Ok. È tornato in forza. Wow. Wow, wow, wow. Lui ci vende cose, vero? Allora, io un po' di soldini a parte li ho. Ma quindi, cos'è la sfida finale questa, ragazzi? Sembra un po' di essere tipo alla Lega. Facciamo anche così, dai. Ne ho 9. Oh, speriamo. Problemi di stato. 5. Tieni. No, troppe. Ormai. Vedi anche le Ultra Ball. Nice. Faresti meglio portare la catena rossa in cima al monte. Il Pokémon che sta per apparire sulla vetta probabilmente è il Sumo Sinnoh. E l'unico che può fermarlo sei tu. Se penso che il Sumo Sinnoh sta per apparire davanti a noi comuni mortali, Soruna pensa davvero di poterlo fermare? Il Sumo Sinnoh. E lui Soruna? Ah, oh, sì. Aspettate che io... salvo, eh. Tu qui. Mi dicono che conti di tenere insieme il mondo usando una catena rossa o qualcosa di simile. Immagino che ciò potrà riportare il nostro mondo alla normalità. Tuttavia mi chiedo, non starei bluffando? Soruan, quando è troppo. Capisco che lo fai per proteggere il villaggio di cui sei a capo, sono una reggente anch'io. Ma se pensi che Shadow abbia qualcosa a che fare con tutto questo, beh, ti sbagli di grosso. Può darsi, ma non posso fidarmi ciecamente. Se la mia fiducia dovesse essere tradita, come potrei rendere conto la mia ingenuità agli abitanti del villaggio? Soruan, non sei l'unico a voler dare tutto te stesso per il bene del villaggio Giubilo. Anche Shadow è pronto ad affrontare qualsiasi pericolo. E sì, dunque. Lasciamo che la forza decida come gestire la situazione. Affrontiamoci e vedremo chi prevarrà. Shadow, schiera i tuoi Pokémon. Sarà una lotta senza esclusione di colpi. Soruan, vediamo che Pokémon manda. Sono curioso. L'armatura però è bella, glielo concedo. Allora, bravi. Andiamo con roccia scure, potente, giusto per non sbagliare. E bravi ci saluta. Next. Golem. E qua. Qua è un po' più un casino, eh. Due attacchi di fila, mi complimento. Specialmente perché Golem è famoso per essere un Pokémon veloce. Va bene. Empoleon. Dobbiamo attaccare prima noi, però. E lo facciamo con... Hydropulsar, andiamo così sicuri, oppure gelo raggio, non lo so. Idropompa, raggio d'acciaio no, idropompa, gelo raggio, dai. Teoricamente dovrebbe mandarlo KO. A posto. Snorlax.
Qua sarà un po' più difficile. Allora, l'unica cosa che posso fare è provare una idropompa a potenza 120. Bene, non gli fa. Forza equina, doppia forza equina. Sì, perché abbiamo usato anche la tecnica potente. Ok. Allora, mosse di tipo lotta... Non ne ho io, in realtà. Dopo però rischiamo di subire due colpi. Però è l'unico modo per togliere un po' di più così. Paralizzato grande, questo mi piace. Dove vanno ancora così? Non l'ho nemmeno evoluto in Electivire. Non ho l'oggetto. E comunque Electivire lo abbiamo visto che c'è tra i Pokémon Alpha. Potevo prenderlo, sì, ma mi piace così. Brivido. Electabuzz. Andiamo con lui. Allora, vai. Fulmine. Non mi toglie tantissimo. Vediamo se utilizza più cure sullo stesso Pokémon oppure no. Grande. Di nuovo. Il muro è caduto. Bene. Clefable. Questo punto qua. Ho rimasto un pippi, però me lo fa fare lo stesso. Lo fa fare, sembra. Perché la tecnica potente e rapida teoricamente dovrebbero consumare due pippi. Vabbè, comunque. Quello che è. Allora. Non esiste, dai. Fai bravo. Facciamo iperraggio? Facciamo iperraggio. Sono belle le animazioni delle mosse comunque. Ora andiamo giù. E buttiamo. Mosse super efficaci non ne abbiamo. Soruan finito? Sì. Very good. Qualsiasi Pokémon che minacci la nostra incolumità va eliminato, senza se né ma. Così cattivo? La tua forza non conosce limiti. Ti devo delle scuse, Shadow. Hai vinto, e questo è quanto. Attenzione. Ti prego di perdonarmi, se puoi. Direttore Soruan. Spero che tu sia ancora disposto ad aiutarci. Te lo chiedo per il bene del Team Galassia, per il popolo dei Memordei, e per tutti i Pokémon di Isui. Non temere, Soruan. Abbiamo la catena rossa. A finire che non è cattivo. Comunque direi di fermarci qua. Ci rivediamo nel prossimo, che potrebbe anche essere l'ultimo in realtà. Quindi mi raccomando, spolliciate, commentate, iscrivetevi, attivate la campanellina. Tutti i link tra come social li trovate qua sotto nella descrizione. Noi, come sempre, ci rivediamo al prossimo video. Ciao.